sicuramente, essendo stato nominato presidente alla fine dell'anno scorso, questo è il mio primo Gran Premio ed è la prima volta quindi che assisto a questo spettacolo in questo ruolo. È chiaro che c'è un po' di emozione, un po' di desiderio di capire e conoscere tutto questo mondo che per me è nuovo. L'esperienza fatta in questi mesi mi ha consentito di entrare un po' nei dettagli dei meccanismi che regolano un po' l'attività di questo impianto e quindi adesso aspettiamo con grande trepidazione proprio l'esito della gara di questa bellissima kermesse. Presidente Dario Allevi, un commento su questa 82esima edizione del Gran Premio di Formula 1. E quindi anche per aver scongiurato il pericolo Roma, Gran Premio di Roma, io credo che abbiamo voluto organizzare tutti insieme una manifestazione, un'edizione che non si è fatta veramente mancare nulla. Lombardia è una tradizione questa, consolidata, è un evento che tutta la regione ama molto, che tutta l'Italia ama molto, oltre alla regione Lombardia. Ci siamo per il 29esimo Gran Premio, abbiamo messo in campo oltre 60 aziende che ci hanno aiutato a sponsorizzare questo evento. Quindi grado successo, ma non solo del settore artigiano, ma anche del mondo economico, del mondo finanziario che hanno voluto, e del mondo tecnologico, che hanno voluto mettere l'importanza e ammettere l'importanza di questo nostro Gran Premio. E come avete visto, abbiamo fatto dei momenti di presentazione specialmente sulla sicurezza, abbiamo aperto sulle piazze, abbiamo fatto momenti che i giovani sono arrivati con i papà e la mamma per vedere film come Asfalto Rosso, che devo dire ieri sera mi ha sconvolto, perché sono stato giovane anch'io, forse perché sostanzialmente tutti questi mezzi non c'erano, ma quei pericoli noi non li abbiamo mai corsi, forse anche per questo. E questa sera in modo particolare devo dire che la presenza, avete visto, oltre 500 persone, abbiamo dovuto fermare la gente e adesso apriremo. La stessa cosa presumo che succeda domani ancora, perché le partecipazioni che abbiamo avuto, le conferme della partecipazione sono tantissime, le nostre aziende sono contentissime, dicono di avere in questi momenti capacità e contatti per i collegamenti, facciamo in modo che la vera industria, la vera tecnologia non si fermi. Ma voglio dire anche grazie per tutti di voi. Perché? Perché abbiamo fatto i 20 anni insieme, abbiamo fatto tutta l'emozione insieme e voi ha fatto una grande emozione da me, sempre dopo la gara, in podio, abbiamo fatto belle feste insieme. Grazie per tutti. E direi che, tra l'altro, approfittando anche del fatto che sono arrivati più spettatori al Gran Premio rispetto all'anno scorso, per cui le cose sono andate piuttosto bene. Voglio ricordare a chi ci ascolta che questi avvenimenti hanno un costo, fortunatamente coperto da vari sponsor, perché con la situazione attuale dei comuni non è che ci si possa permettere di, tra virgolette, spendere e espandere un po' come si vuole. Dobbiamo essere molto prudenti, però grazie a un'organizzazione intelligente, a gente che crede comunque a questi eventi e investe, direi che è andato tutto bene. Sì, ogni anno è una sfida il Gran Premio per Monza ed è una sfida anche nella gestione della viabilità cittadina e nel fornire servizi di collegamento per le molte migliaia di tifosi che arrivano da tutte le parti d'Italia ma anche da tutte le parti del mondo. Anche quest'anno c'è da dire una cosa, che siamo assolutamente contenti del risultato che si è ottenuto. Il piano di mobilità del Gran Premio è ormai da alcuni anni uno dei motivi di orgoglio della città di Monza, una delle punte di eccellenza, grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale con le forze dell'ordine e con SIAS, sia ormai un piano che garantisce dei servizi di elevata qualità agli utenti del Gran Premio senza penalizzare eccessivamente i cittadini monzesi, che possono essere diciamo un po' interessati o meno all'evento Gran Premio, e devono essere lasciati nelle condizioni comunque di continuare a vivere in questi tre giorni. È stata una manifestazione veramente molto bella perché tutti gli aspetti, sia quelli sportivi che quelli di organizzazione esterna, sono stati rispettati. E molto bella anche perché bisogna pensare a questo nuovo regolamento. Questo nuovo regolamento voluto da Ecclestone, intendo dire che le nuove regole che hanno imposto
il cambio delle gomme più frequente, il fatto di poter usare l'alettone e non fare più il rifornimento ha permesso di vedere un sacco di sorpassi, che è quello che vuole vedere la gente. Già Monza è un circuito che si presta ai sorpassi, perché è uno dei più ai circuiti che consentono quindi almeno 4 punti di sopra. Con questa situazione si è creato veramente un bellissimo spettacolo. Io credo che sia il più bel Gran Premio degli ultimi anni che abbiamo potuto vedere. Aperta in Brianza, è una manifestazione che ha avuto grande successo negli anni passati e che noi abbiamo valorizzato con continuità da quando siamo entrati come provincia di Monza e Brianza. Quest'anno sarà un'edizione splendida perché Villa Aperte, oltre a presentare in 33 comuni una settantina di siti eccellenti dalla provincia di Monza e Brianza, avrà anche una serie di eventi collaterali molto interessanti che valorizzeranno il territorio e daranno un senso di unione e di recupero dell'identità della Brianza. L'obiettivo nostro attraverso il sistema Villa Aperte è quello di fare un ciclo culturale turistico di Ville di Delizia, che è un acronimo, un nome, un brand che vogliamo lanciare assolutamente, in modo che diventi il filo conduttore rouge di tutta la stagione estiva della Brianza, che si apre al pubblico per valorizzare le proprie bellezze, i propri monumenti. Carburanti tradizionali non è che richiedono una grande spiegazione. La miscela idrogeno e metano, come dico, è una miscela di tipo sperimentale che facciamo nell'ambito di un progetto che è supportato dalla regione Lombardia. Saremmo contenti se domani questa nuova miscela prendesse piede e quindi diventasse un carburante usato da molti, perché a questo punto potremmo nel nostro piccolo annoverarci tra coloro che hanno contribuito al lancio di questa nuova forma, di questa miscela innovativa. Diciamo, per noi rappresenta sicuramente qualcosa di nuovo, una grossa innovazione e una grande complessità organizzativa, perché la manifestazione raccoglie fondi per il cancro della donna e proprio per quello sono 4 ragazze che corrono e percorreranno 800 chilometri, quindi tutto il percorso di Santiago di Compostela, in una staffetta giorno e notte. C'è un lavoro, direi, abbastanza impegnativo. La preparazione più che fisica è stata mentale e spirituale. Comunque le ragazze, i ragazzi che hanno aderito a questa importante manifestazione hanno iniziato già quest'estate a pedalare, quindi hanno macinato diversi chilometri. Quello però penso che la gioia alla fine sarà anche tantissima. E certo, io ho sempre detto che sport e salute sono un binomio inscindibile, perché lo sport è disciplina, lo sport è alimentazione sana, lo sport è le regole che poi insegnano nella società a comportarsi, lo sport motiva, combatte il disagio e quindi lo sport visto come nell'ambito della prevenzione. Qui bisogna dire che lo sport dà salute. Questa iniziativa Santiago in Rosa devo dire che è una novità assoluta, un'altra idea geniale dell'associazione, per cui non potevo mancare, non potevo non far sentire vicino l'istituzione della provincia, perché unire per l'ennesima volta ormai è diventato un must in tutto il territorio, sport e solidarietà, credo che sia una formula veramente vincente. Le novità di quest'anno sono che, oltre a svolgere come sempre all'interno di queste tensostrutture una mostra dedicata maggiormente all'arredamento e agli arredamenti completi, il console dell'Ungheria, Manno István. Ogni anno da un paio di decenni, da quanto so, Mia organizza questa mostra e invita sempre un ospite d'onore. Quest'anno abbiamo avuto l'onore di essere presenti noi come ospiti d'onore. È una grandissima opportunità, speriamo di poter, diciamo, in futuro proseguire oltre a presenziare adesso, magari con altre collaborazioni culturali e nell'ambito dell'arte.
Ora, negli ultimi anni diciamo che le investigazioni sono sempre state più studiate per cercare le tracce sempre più piccole che si possono ritrovare sulla scena del crimine. Basta immaginare che alla fine degli anni 90 un profilo del DNA si poteva studiare da un quantitativo di sangue di qualche goccia, okay? Quindi pensiamo a qualche milione di cellula. Oggi, al 2011, con i nuovi kit che sono stati studiati apposta per il forense, è possibile individuare una persona che ha commesso un reato da ben 25 cellule. Quindi lei può immaginare come 25 cellule o anche 20-30 possono effettivamente essere quasi sempre presenti in una scena del crimine. È importante ovviamente cercarle, trovarle e studiarle per tempo, perché una traccia investigata nell'immediatezza dopo il compimento di un reato può dare quasi sempre un risultato. Invece, se facciamo passare dei mesi o degli anni, allora capisce che ci possono essere effettivamente dei problemi. Io, come rappresentante della Federpol Lombardia, ossia la federazione che raggruppa tutte le agenzie investigative italiane, sono di categoria, avevo ultimamente cercato di ampliare la nostra conoscenza, la nostra competenza, la nostra capacità, rivolgendosi a delle agenzie specializzate come quelle di questa sera. Devo dire che sono rimasto, ripeto, piacevolmente sorpreso, perché effettivamente si può aprire un grosso mercato, perché queste investigazioni scientifiche possono essere utilizzate anche nel privato a tutela o per ricerca di verità da parte dei privati. Questa è una serata che è una festa, per noi un momento particolarmente importante, un momento in cui celebriamo le diverse associazioni, in particolare sono 5, di volontariato che operano da tanti anni nelle nostre aziende, in particolare nei presidi di Monza e Carata. È un momento quindi conviviale in cui noi ringraziamo questo contributo che permette a noi di lavorare meglio, di dare un servizio ancora più qualificato ai nostri pazienti e anche ai nostri operatori, di responsabilizzare e dare quell'aspetto umano che chiaramente, quando non arrivano le istituzioni, non arrivano le famiglie, il volontariato è una grandissima risorsa. La pallavolo femminile è, oltre che essere maggioritaria nell'ambito della pallavolo in Italia, è il primo sport femminile nel mondo. Dovesse vincere l'Italia sarebbero cose fondamentali. Primo, sarebbe il terzo titolo continentale consecutivo e sarebbe un risultato straordinario. Poi ci darebbe l'opportunità di andare alla Coppa del Mondo in Giappone, e lì le prime tre classificate vanno direttamente alle Olimpiadi. Io sono convinto che in questi due giorni le riflessioni, anche a volte un po' crude, ma la possibilità di dire la propria versione, la propria interpretazione di qualsiasi tema, oggi abbiamo visto da quello economico a quello dei valori a quello dell'etica, che sarà toccato in particolar modo anche domani, e quello della patria, è la possibilità, è la palestra per chi ha fatto tanto e vuol far parte di una squadra. Io credo tantissimo, io ho sempre creduto nella squadra, ma la squadra la puoi fare veramente se tu dai spazio ad altri per fare la squadra. Tutti i contesti, non solo in quella attuale, okay. Se non c'è un ricambio generazionale, se non ci sono i giovani, se non in politica, per passione, e non ha in questa scelta nulla di opportunistico, ma soltanto il desiderio, la volontà di contribuire a fare una società migliore di quella che trova, il mondo sarebbe finito. L'iniziativa l'abbiamo promossa, direi, a seguito di altre iniziative simili che abbiamo fatto sia in Lombardia che in altre regioni, allo scopo davvero di creare un'attività, come posso dire, preventiva e di protezione nei confronti delle persone più anziane. Ma io dico, ormai non è neanche più un problema delle persone molto anziane, comunque credo di tutti noi, per proteggersi dalle truffe che purtroppo quotidianamente avvengono e che portano a delle perdite di denaro, e questo sarebbe già un aspetto molto grave, ma ancora di più a colpirci, no? Nel nostro equilibrio, perché ci riteniamo poi inadeguati, no? Quando capitano questi fatti. Oggi vogliamo un po' spiegare come avvengono queste truffe e cercare di svolgere un'attività preventiva per riuscire a difenderci e difendere i cittadini. Sicuramente è ottimo il fatto che diamo questo messaggio di una pace universale, di unità tra le varie culture, etnie e religioni. Questo mi sembra comunque un messaggio validissimo, che va comunque proposto in ogni momento della nostra vita. Questa è la prima impressione positiva che ho avuto. So I believe peace
is necessary for every day and for everybody and every day. So today I'm here to give a voice for the people who doesn't have opportunity to give a voice. Last 2007 in Burma, many Burmese Buddhist monks praying for peace. So for those monks who pray for peace, arrested in various prisons in Burma now. So in Burma, around 230 monks are in prison. They're only in Burma, the first largest number of religious leaders arrested in the world. Ecco, Rosmini pensava a un federalismo con delle macro regioni, circa 5 in Italia, e che avessero una forte unità centrale, ma nello stesso tempo venissero dati alle singole regioni e tutti i diritti eccetera di competenza del territorio. Pensava cioè di fare una combinazione in cui l'unità non venisse rotta dalla confederazione. Come modello possiamo dire che teneva presente gli Stati Uniti più che la confederazione svizzera. Non voleva quindi, come Cattaneo ad esempio, delle piccole repubbliche che poi sarebbero state indipendenti, invece voleva un qualche cosa che salvasse insieme sia la confederazione, le cose del territorio, i valori del territorio, sia anche i valori nazionali. L'importanza tecnica è che il concorso è un concorso lungo, con un'ora e mezza di programma, anche un'ora e quaranta anzi, con un concerto per pianoforte e orchestra impegnativo, perché è un concerto di tipo classico, quindi ci sono in programma Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt, Brahms, autori che sono molto difficili da suonare perché sono molto chiari, molto scoperti. Quindi dal punto di vista tecnico il concorso ci delinea dei personaggi che sono equilibratissimi, capaci di raggiungere qualunque tipo di repertorio, e quindi se giovani hanno davanti a loro un avvenire. Quindi direi che l'importanza tecnica è questa, per cui se ci capiterà di avere qualcuno che vince tra i 15 e i 20 anni, vuol dire che questo qualcuno farà parlare di sé, sicuramente. My brothers and my sisters.